Entrando nel cimitero delle Fontanelle si ha la sensazione come di scendere negli inferi, di scendere appunto verso l'oltretomba. Questo probabilmente è il luogo simbolo del culto delle anime del purgatorio, anche se qui il culto non viene praticato, forse soltanto di nascosto. Sono nato in questa zona praticamente nel 59, quindi ho sempre abitato qui e abito nella palazzina proprio di fronte all'ingresso del cimitero, quindi la mia finestra volge proprio la vista sull'ingresso del cimitero. Lo vivo come veramente un luogo di culto, i miei parenti, la gente del quartiere. Qui veniva a fare delle vere e proprie preghiere. Il culto invece è ancora ammesso e viene praticato tutt'oggi al centro storico di Napoli, quindi alla chiesa di San Pietro ad Aram, dove alcune signore ancora si prendono cura dei teschi che sono conservati nell'ipogeo della chiesa. Questo culto per noi napoletani è molto importante. Io per esempio sono 30 anni che vengo qua. Questo è il nostro dottore Afonso. Lui nel sogno si fece, lo disse proprio che si chiamava dottore Afonso. Dottore Afonso, mettici tu la mano per tutti i giovani e per tutti gli ammalati. Intercedi verso l'Eterno Padre, l'Eterno Riposo. Dona loro, Signore, risplende ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. Grazie, Gesù. Di solito mi rivolgo a tutte le anime, l'avvocato Mario per il lavoro anche, il dottor Afonso e il dottore Pasquale. Ecco, l'avvocato sta in questa stanza. Non lo sappiamo se già stanno in paradiso, stanno ancora in purgatorio. Comunque noi preghiamo, se sono ancora in purgatorio, aiutiamo a salire. Se poi già stanno in paradiso, meglio ancora. Non pensiamo che sono anime, diciamo, abbandonate. Una volta che noi ce le adottiamo, è come se noi ci prendiamo cura di loro, quindi come se appartengono a noi, della nostra famiglia. Come se tu adotti un bambino, anche se non è tuo, però te lo senti tuo. È così anche queste anime. Noi abbiamo adottato il cimitero, così come i fedeli adottavano i teschi, adottavano le anime, questi giovani del quartiere nel 1986 hanno adottato il cimitero. Quando fu costruito il cimitero delle Fontanelle, la prima cosa fu proprio un altare, perché si poteva pregare per le anime del purgatorio, era giusto, era accettato dalla Chiesa cristiana, era un dogma vero e proprio. Poi negli anni 60 l'arcivescovo di Napoli ha interrotto il culto perché non si può prendere un resto umano anonimo e trattarlo come una reliquia. Il parroco ci lasciava le chiavi, noi lo utilizzavamo come luogo di nascondino, facevamo le partitelle di pallone perché diciamo era un rettangolo di spazio molto, quindi per noi non era un luogo di paura, ma ci vivevamo a contatto, diciamo, come una cosa di casa nostra. Qui sulla mia destra si vede illuminandolo che ha proprio tutta la dentatura completa, integra. Questo è uno dei teschi più famosi del cimitero delle Fontanelle, ma anche il mio preferito, che è il teschio che suda. Viene chiamato anche Donna Concetta, anche se è un teschio così miracoloso che sudava, insomma mostrava tutto il suo impegno sudando. Spesso quando cammino qui per il cimitero delle Fontanelle vedo che i turisti lasciano dei pensieri. Pregherò per te, per la tua anima, che sono sicura non è pezzentella ma buona. Facciamoci compagnia, tu di là e io di qua. E speriamo di essere felici nei nostri mondi. E secondo me questo rivela, no, anche un po' il successo del culto del purgatorio, perché il purgatorio è a metà tra il paradiso e l'inferno, è una sorta di limbo che è molto simile alla Terra.
I fedeli napoletani credono che le anime del purgatorio possano realizzare delle grazie in cambio di preghiere. Lui è Pasquale, è un dottore. E come me prega anche la signora Antonella. Vieni Antonella, vieni. Ho avuto un problema con mio figlio, un po' pesante. E allora un giorno, sognando che mi trovavo qua giù, però ero scesa una sola volta, non ricordavo bene il luogo, ho sognato che mi trovavo in fila con tante persone che si rivolgevano a una persona con capelli rossi. Raccontavo il sogno alla mia amica e lei mi ha portato da Lella. Lei mi ha portato qua. E ho visto che il teschio è l'unico che ha la testa rossa. Sono tornata a casa, ho pregato. Dopo una settimana mio figlio è tornato a casa. Loro per loro non possono fare niente, però possono fare tanto per noi. E noi possiamo fare tanto per loro con la preghiera. È uno scambio. Intercedete presso Gesù per tutti i disoccupati, per tutti gli ammalati, per la pace nel mondo. Trovo pace, trovo serenità, ti svuoti, proprio ti senti leggera quando vai via da qua giù. Diventi un'altra persona.